Allora, questo vi serve di sicuro. Questo vi serve di sicuro. Allora, valutiamo le distanze nel tiro di campana. Allora, per rendere subito un dito, partiamo subito un dito. Si può solo fare in parametri. Allora, sto dicendo. Allora, tanto per cominciare, parametrare è vietato. Parametrare è vietato. Non c'è dubbio su questo punto. Parametrare è vietato. Però è vietato solo se viene effettuato in modo esplicito. E cioè, se io utilizzo la mia attrezzatura o peggio qualcos'altro per ottenere un vantaggio sulla stima della distanza in modo esplicito, cioè faccio un'azione unicamente destinata a ottenere la stima della distanza con una parametrazione, cioè mettere qualche oggetto, qualcosa, confrontarlo per ottenere la distanza. Però, e non lo dico io, lo dice la World Archery, dice: se io durante la mia normale sequenza di tiro, durante i miei nel normale svolgimento della mia sequenza di tiro, utilizzo la mia attrezzatura per confrontarla con il bersaglio per ottenere una stima della distanza, è un'abilità. È un'abilità, e io World Archery faccio un documento che ti insegno ad ottenerla. Ti do, esiste questo documento, come si dice? Ti insegno ad operarla in modo che tu possa essere alla pari di tutti. Ed è un'abilità, come un'abilità, tirare bene o meno bene. E quindi stimare bene o meno bene la distanza. Questo è per quanto riguarda l'etica sportiva. Ok? Quindi, se io faccio delle cose, stimo la distanza con la mia attrezzatura durante la mia normale sequenza di tiro, è una mia abilità, punto. E quindi è eticamente e sportivamente corretta, non ci sono dubbi dal punto di vista etico e sportivo, no, è incontestabile. Volete contestarla? Se no contestate un'opinione, e le opinioni non si possono. Perché io sto facendo la mia normale sequenza di tiro. Dal punto di vista del giudice di gara, il giudice di gara può solo permettersi di contestarmi un atteggiamento esplicitamente destinato alla stima fraudolenta della distanza. Non immaginarsi che nella normale sequenza di tiro io possa fare qualcosa. Questo non lo può fare. Io posso, fino a prova contraria, fino a che il regolamento lo vieta, io posso salire e scendere 1000 volte nei 3 minuti che ho a disposizione. 2000 volte. 100 milioni di miliardi di volte. Nei 3 minuti posso fare quello che voglio. Se è la mia normale sequenza di tiro. Punto. È una questione di principio. Dica. L'arbitro mi vede dal di fuori, non vede attraverso il mio occhio. Tra parentesi. Non vede attraverso il mio occhio. Sì, però se fuori il biglietto di tiro. No, il biglietto non è tiro, guarda. Il biglietto di tiro. Ma lui non vede quello che io sto guardando. Sono solo illazioni, e questo atteggiamento dei giudici di gara deve finire, deve terminare. Ci sono giudici di gara che contestano le mie opinioni. Io non sono d'accordo, ok? Io nella mia normale sequenza di tiro posso pensare al cinema, a Pippo, a cavallo e a parametrare, se voglio.
nella mia normale sequenza di tiro. Qual è la mia normale sequenza di tiro? Ovviamente con la freccia. Eppure viene comunque contestato, ma sei sceso e salito, sicuramente hai parametrato. Questo atteggiamento è un atteggiamento antisportivo da parte del giudice, è un atteggiamento antisportivo, non può discriminare. Il fogliettino con tutti i parametri scritti, allora, ma quella è un'altra cosa. È logico che se io faccio così, io ho visto questo, bravo. Perché tu parlavi di quello che c'è, quello che si è logico, io non l'ho fatto, io non l'ho fatto. Quindi abbiamo stabilito cosa? Abbiamo stabilito una serie di paletti che non si possono attraversare, ma fino al limite del paletto posso cavolo arrivare. Se non lo sposti, non c'è dubbio che io ti adeguerò. Io non voglio contestare i regolamenti. Fate i regolamenti e io mi adeguo ai regolamenti. Ma una domanda sciocca, anche se si può delle contestazioni, perché è una domanda che può saltare fuori. La corda è sempre meglio, quantomeno che potendo più in lungo. Assolutamente sì. Sì. Deve esserci la mia, anche se. Anche se io lo evito, perché non guardo nessuno, ma ecco, a rompere sempre me, sono sempre tutto, ovviamente. Anche se io mi metto così, perché non posso farlo? Io posso avere una pretrazione anche di 2 minuti e 58 secondi e poi quei 2 secondi andare in ancoraggio, e poi è incontestabile, perché io cosa sto facendo? Sto controllando la perpendicolarità dell'orizzonte e cercando qualcosa sull'orizzonte che sia perpendicolare, perché so benissimo che se l'orizzonte è messo in questo modo falserà, specialmente con l'arco nudo, mi falserà il tiro della freccia, mi farà andare a destra. Quindi io sono in questa posizione, prima ho controllato sullo sfondo se c'è qualcosa sull'orizzonte di perpendicolare con cui allineare il riser, dopodiché vado a vedere se c'è qualche io parametro o non parametro, questo non deve interessare minimamente a nessuno. Ma comunque io ho il coraggio. La verifica della stessa non puoi fare la teoria. Guarda, allora. Perché anche quello potrebbe essere. No, aspetta, ti rispondo. Allora, siccome non si possono più fare richieste ufficiali, non si possono più fare queste richieste ufficiali. Una volta si scriveva la CUG e la CUG anche in via provvisoria ti rispondeva. Io ho fatto tante domande e mi rispondesse. Adesso non ti rispondono più, devi inoltrarla alla segreteria federale, che poi vedrà se il quesito ha un senso e la inoltrerà alla CUG, che vedrà se ha un senso e chiederà al Consiglio federale se dovrà rispondere. La CUG, commissione giudice di gara, commissione unica di tipo, qualcosa del genere. Però io, che sono più rompicoglioni dei rompicoglioni che rompono i coglioni, ho chiesto a tutti i capi di... ogni volta che c'è una gara di qualifica, e lo faccio tutte le volte, vado dal coordinatore
e gli chiedo: posso controllare la perpendicolarità con la mia freccia nelle distanze conosciute e o nelle distanze sconosciute? Mi è sempre stato detto di sì. Non lo faccio mai. Conosco gente che fa cadere il binocolo per sbaglio per vedere dove tende il tipo filo piombo, però lo fa di nascosto perché sennò l'arbitro lo richiama. Ma l'unica cosa che possono dirti è stai parametrando con la tua freccia. Mi chiamano anche l'onere della prova, però non dovrebbe essere mio. Come faccio a parametrare con la freccia? Tutti i segni del corpo. Sì, ma il braccio non è. È una freccia misurata molto lista. Non si può voglio fare. Comunque tutte le volte lo chiedo. Però ora non mi hanno mai stupito. Poi non lo faccio, eh. Lo faccio con la pelle. No, lo chiedo. Ma a forza di chiederlo si chiederanno anche loro cos'è, cosa se ha un senso o meno. Torniamo a noi. Andiamo avanti. No, ho fatto questo preambolo perché è importante. Così evitiamo tutte le domande successive. In questa diapositiva poi è un po' un riepilogo di tutte le regole antirefil. Non mi fa male averle sotto mano e leggerle, perché ci sono più o meno tutte. Qua dico quello che ho detto: la valutazione della distanza nei bersagli hunter è sempre stata la maggior preoccupazione. In realtà non è così difficile. Ogni accerco il tempo trovo a un certo punto il suo metodo più o meno preciso. Ad esempio, se parliamo di arco nudo, per le classi junior, master e senior, i pidocchi 20 cm sono tra 5 e 10 metri, i 40 cm tra 10 e 20, il 60 tra 15 e 30 e l'80 tra 30 e 45. Qua trovate la tabella con il picchetto giallo di Lombò e altri, giovanissimi soprattutto, il picchetto blu, arco nudo e allievi, mi pare, allievi, comunque dopo c'è scritto, e il picchetto rosso, olimpico e compound, senior, junior e master. E queste sono il range delle distanze sconosciute, quindi ad esempio l'arco olimpico, ma soprattutto, e questo è poco conosciuto, più o meno da tutti, ma anche alle volte anche degli addetti ai lavori, i bersagli sconosciuti, che normalmente sono 3, 3, 3 e 3, sono 3 per tipo, 3 pinocchi, 3 occhiali, 360 e 380, non è mica detto, perché il regolamento dice che il numero dei bersagli può essere da 2 a 4, quindi possono esserci 2 pinocchi, 2 occhiali, 460 e 480. Ok? Una volta io ho messo nella mia gara 4 pidocchi, 4 occhiali, 2,60 e 2,80 e è successo l'apocalisse. È successa l'apocalisse. Perché? Hanno subito il giorno a lunedì mattina hanno cambiato le regole dicendo è colpa mia, potete accusare me. Hanno cambiato le regole e le distanze sconosciute devono avere 260 metri per l'arco nudo e 320 metri per il compound. Perché Berti, quel bastardo, ha fatto tutte le distanze corte. E non solo ha fatto tutte le distanze corte, l'infame, ma ha anche messo 4 pidocchi e 4 occhiali. E la distanza massima dell'olimpico sconosciuta era di 39 metri, l'infame. No. Però vi giuro, nell'80, però vi giuro che quella da 60 c'era. Quella da 60 c'era, anche quella da 55. Anche quella da 50. Però poi quella sconosciuta era 39. Era una gara? No, era una gara. Guarda che non mica tutti, l'unico che ha fatto tantissimi punti è stato Morello. Dimmi. Quindi ci siamo. Non lo sapevo, non lo sapevo.
uno si fa il calcio l'ultima sconosciuta senza mantello. No, il minimo deve essere quello. Ah, minimo. Okay. No, no, deve essere il minimo, non giusta. Deve essere il minimo. Okay. Cioè, sotto quello si è infami. Peccato che quando si voleva fare la qualifica andavamo al Goldinaro, o andavamo nel suo di Mulazzo, dove le sconosciute, dove io alle sconosciute ho fatto 678 punti. 378 punti, scusa. 378 punti alle sconosciute. Carta canta, lo trovate su. Detto questo, andiamo avanti. Io mi sono sfogato ogni tanto, però ci vale. Attenzione, che in base alla circolare federale mia, colpa mia, di Berti, la somma aritmetica di tutte le distanze sconosciute deve essere 2,60 per il picchetto blu, 3,20 per il picchetto rosso. Il picchetto giallo è stato salvato, tanto Berti non tira dal picchetto giallo. Non è detto, perché lo riepiloghiamo velocemente. Qua c'è il riepilogo, picchetto giallo, tirano giovanissimi arco olimpico, giovanissimo ragazzi, allievi arco nudo, tutte le classi bombò. Picchetto blu, ragazzi, allievi arco olimpico, ragazzi, allievi arco compound, junior, senior, master, arco nudo, tutte le classi arco istintivo. È ovvio che come fai a ragionare in questo modo qua? Come puoi pensare che un allievo arco olimpico, che un, cioè un ragazzo arco olimpico, un ragazzo di 12-13 anni possa mai fare una gara dove ci sono i pidocchi a 15, dove c'è il 60 a 40 metri, dove c'è l'80 a 50 metri? Com'è possibile questo? Certo, per una nicchia di persone è una gara da veri uomini, da veri selvaggi, e certo, però adesso non può diventare uno sport dove puoi portare la massa, non solo dove puoi portare la massa, ma dove vuoi incrementare il tiro. Io, e vi giuro di credermi, ho fatto a Campo Felice, a Volpiano, una gara a Lombardore, una gara facile, perché c'erano tanti ragazzini che arrivavano da Fossano, c'erano tanti ragazzini che volevano tirare, e ho fatto una gara facile per tutti. Poi il commissario tecnico può prendere nota, vabbè, questi hanno fatto 1000 punti in questa gara, non ne tengo conto, senza bisogno di cambiare le regole per tutti, non c'era bisogno di fare tutto questo sfarfallamento terrificante. Questo detto, penso io, poi per carità, a me non cambia niente. Io quell'anno lì, la qualifica per andare a fare l'europeo Anterfield, la qualifica per andare al campionato europeo l'ho vinta. Ho fatto il punteggio assoluto contro tutti, quindi la votazione a Città della Pieve l'ho vinta. Ok? Non sono andato per scelta tecnica. Ho vinto le gare di qualifica. Quindi non era per me che ho fatto una gara facile. Detto questo, possiamo andare avanti. Per iniziare dobbiamo cercare di misurare ad occhio sul terreno, ad esempio cercando di dare qualche particolare del terreno, un cespuglio, un albero, che sia a 5-10 metri dal picchetto. Da lì cercare di avanzare gli altri 10 metri e così via. Spesso, dopo un po' di esperienza, da questo tipo di azione è abbastanza preciso. Vi invito e invito ad insegnare questo metodo. Un buon sistema è quello di sistemare in palestra delle strisce o dei picchetti a 5, 10, 15 metri, perché aiuta tantissimo a memorizzare 5, 10, 15 metri. Vi tornerà enormemente utile per l'arco nudo, per l'arco lombò, per l'arco istintivo, per il compound. Compound, tanto può sbagliare di 7-8 metri, ma sempre 100. No, beh, compound, sai qual è il problema del compound? Che c'è la sagoma a 45 metri e gli dà 35, perché non ho, è la nullità più assoluta, è veramente, non sa valutare, cioè è a 45 gli do 35 di mirino, ma oh,
è certo che di 10 metri fai 8. Così, più o meno così. Più o meno. Quindi vi invito a mettere in società picchetti o semi di 10, 5, 10, 15 metri, in modo tale che continuamente tutti i giorni ci passate davanti, date un'occhiata, perché mi servirà poi. Perché mi servirà poi per capire quanto manca a 20, quanto manca a 25, quanto manca a 30. Ma ne parliamo, abbiamo il tempo, sicuramente abbiamo il tempo di parlare. Ecco un bel tiro, questo siamo a Saint-Pierre, in Val d'Aosta, quando facevano questa gara, questo è un bellissimo tiro, questa era posizionata a 45 metri per il picchietto, sia il picchietto rosa che il picchietto blu. Se sbagli a Naviruco, cazzi tuoi, cazzi tuoi. Non so se il ma anche qua, anche fuori, no, anche l'organizzatore, diciamo che... Quindi Saint-Pierre era un vecchio organizzatore di gare antrefilm, no? L'ha sempre fatto, da che esiste l'antrefilm. Ma un po' l'idea dell'organizzatore dell'antrefilm. Se non sei capace di fare l'antrefilm, casa, non devi venire. Infatti non fanno Difatti qua la gara non la fanno più. Per la mancanza di iscritti. Ma è quello che dico, io non sono talebano, non voglio fare le gare facili, ma un tiro così ci sta, uno in sicurezza, con una bella rete dietro, ma uno, e gli altri poco, cespuglio, perché il 3D prende di più vicino, sono quasi tutti abbastanza in piano, ci sono i cespugli. L'alternativa è fare la fine di Saint-Pierre e non nessuno fa più le attrezzature. Ebbene, sapete cosa mi hanno risposto? Se non le fanno più, non ve le meritate. Ma che lei comunque le vedi che muore? Sì. Tradine vedi che muore, sì. Tradine, sì, ma tradine, ci va la gente. Ma che? E 30 metri, sono in, tutti in piano, i figli. Potevo averne mezza idea, ma ho visto quello anche che, no. E anche no. Ma è logico. Allora com'è la situazione che ho proposto io poi alla fine? No? Ho sempre proposto. Ci sono gare facili, ci sono sempre state. È inutile rompere le palle a Berti Ferruccio. Ci sono sempre state le gare facili. Una volta si andava col Dinamo, si andava all'Usuo di Mulazzo, si andava a Crema e si facevano i punti. E di... E l'Hunter era facile, l'Hunter era corto. E boh, ci sono sempre state gare facili. Allora, ma perché, siccome poi alla fine vanno tutti a Molinella, vanno tutti al Lido delle Nazioni, dove si fa su un camping, dove si fa, esatto, dove è tutto in piano, ma allora è tutto in piano, benissimo. Ma allora c'è il modo oggettivo di bypassare questo problema. L'arbitro si munisce di un inclinometro e alla fine dà un semplicissimo foglio Excel, dà il coefficiente di difficoltà alla gara. Esatto. Questa gara, il tuo punteggio finale viene moltiplicato per 1,1, il tuo viene moltiplicato per 0,98, il tuo viene moltiplicato per 1,19. Insomma, io vado a fare tutte quelle da 1,19, non vado a fare quelle 0,98. E ci provo e le vado a fare tutte difficili. È talmente semplice, ma poi l'ha detto Berti. Troppo comodo. No, ma è semplice, faccio il giro del campo, ma neanche un inclinometro col telefono, c'è l'app,
ed è semplicissimo, eh? Distanze somma delle distanze sconosciute, somma delle inclinazioni. Mi dà un numero, questo numero codifica un parametro. Il numero è grande, 1,2. Il numero è più piccolo, 1,1. Il numero è 0. Tutti in piano, 1. Comunque la cosa più semplice è rendere opere in campionati italiani. Risolvi tutto il problema. Se tu vuoi divertire, andare a tirare così, vai. E so fai. E certo che se mi paragoni la mia gara fatta così, con quello tirate tutto in piano, e poi gli italiani ci va quello che tira in piano. Ed è il motivo per cui non le fanno più quelle gare lì, perché la gente non ci va più, perché dice vado lì che c'è sempre vento. Ho capito. Mi fa tutti. Però io bypasso questo problema ancora. Possiamo anche renderlo tranquillamente open. Però intanto le gare facciamole. Tanto non è che facciamo open vinco io, facciamo i campionati e lo vinco lo stesso te. Però poi dicono, poi vai a farle in America, sono tutti e non ti sei abituato. No, ragazzi. L'altra fine non lo faccio, e quindi starete senza, io non le faccio più, quindi non è neanche più un problema. Io ve lo giuro in giuretta, lo dico qua davanti a tutti, io tiro di campagna, non lo faccio più. Tiro di campagna, non lo faccio più. E quindi non sponsorizzo più neanche i miei allievi a fare tiro di campagna, li porto a fare qualcos'altro. Non è vero, perché Reggiani è ben contento che io non faccio più tiro di campagna. Lasciamo il campo ai giovani. Magari anche nel 3D sono tutte sconosciute le distanze. Per... Nel 3D sono tutte sconosciute. Nel 3D sono tutte sconosciute, adesso lo vediamo. Vediamo anche il 3D. Perché vediamo qua, lo vediamo anche per quanto riguarda il film. Ah no, quindi possiamo anche utilizzare parte dell'attrezzatura per parametrare. Vabbè, è quello che abbiamo detto prima. Teoricamente la parametrazione può essere ripetuta anche più volte, ma ricordato che l'arciere non deve causare indebito ritardo alla gara. Non c'è nulla di più irritante che arrivare a una piazzola e dover aspettare osservando l'arciere che precede, che sale e scende una decina di volte. Vi ricordo che il tempo massimo di tiro per scoccare tre frecce è di 3 minuti. Comunque l'arbitro, solo in Italia, perché in tutto il mondo c'è la munizione, in Italia dopo la prima munizione c'è il cartellino rosso su tutte le piazzole. Cosa vuol dire cartellino rosso? No, il cartellino rosso vuol dire che si elimina la freccia di punteggio più brava. Ok? Se te hai superato il tempo, non è che l'arbitro succede così. L'arbitro ti cronometra e ti può cronometrare anche se causi in debito ritardo. Cronometro da quale momento parte? Da quando te vai sul picchio. Okay. Quando te te lo può far partire prima se tu non vai al picchetto, cioè la parentesi, insomma l'arbitro può fare quello che vuole e poi viene da te dopo che hai tirato le tue tre frecce, viene da te e ti dice ti ho controllato il tempo, ero là in fondo, non importa, non ti dice niente, ti ho controllato il tempo e te hai superato i 3 minuti, mi dai lo score per favore, dietro lo score scrive il tuo score ammonizione superamento del tempo. Da quel momento in avanti l'arbitro ti può controllare il tempo, ma non è che ti dice hai sforato, no, va su dove hai tirato le frecce e segnerà M alla freccia con punteggio superiore. E così per tutte le piazzole, se te ovviamente superi il tempo. Poi ti capita come a Pompeo quest'anno in italiano. Eh? Poi ti capita come a Pompeo in italiano. Oh, peggio come Marco Seri. Che ha fatto? Marco Seri, quello di Marco Arceri. Marco. Sì, so chi è. Senti, cosa gli è successo? Te lo dico io. A Stroncone, campione italiano. Eliminatorie.
ultima freccia da tirare. Nell'eliminatore sono 2 minuti. Ultima freccia da tirare, c'era vento, sale, scende. Al l'arbitro gli fa stop ai tiri. Scusa? Stop ai tiri, sono passati 2 minuti. Va bene, prendo nota. Tu sai come Marco sei. Grazie, ti avevamolo detto. No, no, via, fuori, finito, è tutto finito, è passato il tempo. Che è passato il tempo? Non puoi più tirare, è passato il tempo. Ah no, come non posso più tirare? Queste sono le eliminatorie, non sono mica le finali, sono le eliminatorie. Ecco, che ti ho detto prima, che è successo quest'anno. Ah, anche perché io sapevo di questa. L'ha eliminato, gli ha fatto fare quello successivo, ha perso il successivo, poi gli hanno detto no, non poteva eliminarlo e ritornato indietro. Comunque, a questo è successo questo, era l'ultima, allora lassù. È peggio questo, è peggio, perché niente, l'ha preso per un braccio per tirarlo via. Ah! Non mi mette la mano addosso, io non mi voglio qua. Meno male che è uno che sa quello che vuole, che quali sono i suoi diritti. Oh vabbè, stai lì finché vuoi, poi andate avanti. Ma come? Sì, vado a lasciarlo lì da solo, vado a andare via alla piazzola. Incredibile. E no, io adesso tirerò la mia freccia. No, io la tiro. Ah, se la tiri ti squalifico per tutta la vita. Vabbè, se penso così. Chiamiamo il capo arbitro, che era Aldo Pozzati, era il capo arbitro. Ti faccio squalificare, si è messo a urlare, quest'arbitro non arbitra più ovviamente. L'hanno mandato via. Finché finalmente qualcuno è andato a chiamare Aldo Pozzati e gli ha detto, ma cosa stai dicendo? Sono le eliminatorie. Al massimo lo ammonisci, ma comunque poi alle finali vengono eliminate le ammonizioni. Perché il passaggio da una fase all'altra le ammonizioni sì. E quella era l'ultima piazzola. E non gli hai lasciato tirare la freccia. E alla fine la freccia l'ha tirata. Quindi immaginatevi. Fuori. No. Allora, esiste anche un metodo matematico che voi ben conoscete, che è basato sul teorema di Zanetti. Per l'assoluto però è fortemente sconsigliato, se non addirittura inutile e impossibile da essere utilizzato. Comunque vi lascio nei testi anche cos'è il teorema di Talete, cos'è la parametrazione basata sul teorema di Talete, quella che insegna World Archery, ok? World Archery insegna soprattutto la parametrazione con il teorema di Talete. Abbiamo poi altri due metodi col bottone di pressione, quello che il primo metodo, proiettare una parte del bottone sul bersaglio da stimare. Molto probabilmente però dovrete modificare la vostra attrezzatura allo scopo e questo è vietato dal regolamento. Oppure proiettare il bersaglio per tutto il suo diametro sul bottone stesso e in questo caso non è necessario modificare parte dell'attrezzatura. In allenamento quindi, e vediamo come fare, in allenamento quindi bisognerà posizionarsi in piano con bersagli nuovi a differenti distanze e imparare quanta parte del bersaglio vengono coperte dal bottone a diverse distanze. Ma dalla parte esterna del bottone? Adesso vi faccio vedere, adesso vedete, il disegno vale mille parole. Parlando unicamente di picchetto blu e volendo essere raffinati, bisognerebbe valutare e memorizzare almeno 14 differenti misure, minimo, se non di più. Pidocchio 5-10 metri, occhiali 10-15-20, 60-15-20-25 e 30-80, 30-35, 40-45. Ma è realmente necessaria tutta questa fatica? No. Senza probabilmente. I pidocchi e gli occhiali sono bersagli vicini, per i quali da un lato e dall'altro già una valutazione ad occhio è sufficiente. I 60 nelle distanze sono uscito un bersaglio relativamente facile, anche se l'ambito di distanze possibile è maggiore. Il vero problema può essere l'80 cm,
che ha una variazione di 15 metri, quindi l'errore, ci sono più possibilità di fare degli errori, da 35 a 50, è difficile la valutazione. Come iniziare dunque a parametrare? Ecco alcuni consigli pratici. La prima volta è concentrarsi su alcune misure fondamentali, ad esempio 20 metri dell'occhiale, 25-30 del 60, 40-45 dell'80. Da 14 parametri da memorizzare siamo fino a 6. In realtà però i 20 metri dell'occhiale, 30 metri del 60 e 40 metri dell'80 sono lo stesso parametro perché sono proporzionali, e lo vediamo. O come vedremo, lo stesso bersaglio sul bottone copre esattamente la stessa parte di quei tre bersagli. Da 6 parametri siamo scesi a 4. Vediamo se vuoi iniziare una gara, da neofito, conoscendo 4 posizioni. E già non facciamo degli zeri. Ok? A meno che non confondi l'80 con 60. Però anche lì non è sportivo questo, eh? Perché io inganno l'occhio dell'arciere. Guarda che chi lo fa non è che sia un grande sportivo, ma in tanti. E qualche volta l'ho trovato, è un paglione grosso, aumentano un paglione, mettono. Oltretutto, c'è anche chi aumenta i paglioni. Due strisce di anche adesso, due strisce di paglio. Vabbè, ma quella è una voglia andata, ci sta. Ma chi sistematicamente usa il paglioncino da 80 e mette il 60 apposta per trarre l'inganno nelle proporzioni, e quello mi inganna l'occhio. Cioè io, a me è questo di esatto, piuttosto così, almeno così sono sicuro che sono tutti sullo stesso piano. Certo, puoi confonderli, però ci sono tanti sistemi per guardarsi intorno e non fare cazzate. In ogni caso, siccome l'occhio dell'arciere è facilmente manovrabile, fare queste cose va poi ad avere fortuna o meno fortuna. Io ho visto fare degli zeri a Eric Johnson, e sto parlando del top, del top, del top, del top, più top. Persone che tira da quando aveva 12 anni sui bersagli antere field, eppure ha fatto degli zeri, non riconoscendo la distanza. Vuol dire che è stato ingannato. Questo cosa vuol dire? Che l'organizzazione non ha fatto una scelta in base alla bravura, ha fatto una scelta in base, boh, ci avrà fortuna o non ci avrà fortuna. Però c'è da dire anche che questa faccenda qui di riconoscere la targa da 60 da quella da 80, c'è un sistema quasi scientifico. Certo, che lo spiego adesso. Lo spiego. Attenzione che il 60 a 30 metri e l'80 a 40 metri appaiono di uguale grandezza rispetto al riferimento. Da qui l'importanza fondamentale di riconoscere il bersaglio su cui si sta tirando. Se un 60 viene scambiato per un 80 si rischia un errore di 10 metri, quindi sicuramente uno 0. Se dalla sosta è possibile vedere la pattuglia che ci precede, raccogliere le frecce tirate, ricordate che potete rapportare la grandezza del bersaglio alla figura umana. Un bersaglio da 60 cm arriverà poco più all'altezza del ginocchio, un 80 arriverà al bacino. C'è di meglio, c'è anche di meglio. Certo. Allora, è molto 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 più semplice raffrontare siccome sono tutti su paglioni di paglia che hanno una reggia tutti uguale. Nel 60, la reggia è esattamente come la distanza tra le due, e l'80 si sale più due volte. Quindi tu guardi col binocolo e vedi subito se sale più volte. Sì, lo dico anche dopo. Ah, no, e anche si può vedere anche con i chiodi, con le graffette, e si può vedere che nel 60 le rosate sono molto più strette, e quelle dell'80 le rosate sono molto più larghe. Ma c'è un altro. Vai. Allora, quando tu sei lì e non sai se il bersaglio è da 60 o 80, tu fai il parametro e lo fai nei due casi e ti dici se è un 60 mi viene 30 metri,
se è un 80 mi viene 40 metri, ci sono 10 metri di differenza. Se non sei cieco, guardi il terreno, certo, però eri in causa che quelle bassine di vita le mettono lì, tu non pensi di fare. Altra considerazione, nell'Antra di Versailles da 60 sono relativamente più vicini e quindi più facile da colpire, quindi avete delle rosate più. Quindi prima di tirare controllate quel binocolo, il 60 avrà fuori l'impatto delle frecce con rosate più strette dell'80, ok? Qui di seguito il mio metodo che utilizzo normalmente in gara, utilizzo infatti il secondo metodo e porto la proiezione del bersaglio sul bottone, la parte sinistra del bersaglio, la posizione a filo laser e controllo dove si posiziona la parte destra del bersaglio sul bottone stesso. Questa attività deve essere svolta durante la normale sequenza di tiro, il conveniente, anzi tiro obbligatorio per non incorrere in sezione arbitraria. Effettuare la parametrazione una volta raggiunto l'ancoraggio con la freccia incoccata. In questo momento sto parametrando, non è vero, ma per dire. Ecco una soluzione di parametrare. Posizione. L'uno o anche qua adesso che ho il bottone zipper lo posizionerò qua, ma per voi va bene l'idea e vado a vedere dove va a cadere in questo punto, ok? In questo punto che guarda più o meno a metà tra qua e qua, il bersaglio da 60 cm a 15 metri, il bersaglio da 40 cm a 10 metri, il bersaglio da 10 cm a 5 metri. Questo invece, il bersaglio da 60 a 19 metri, il 40 a 13 metri e il 20 cm a 6 metri. Perché questi numeri così a caso? Che me ne frega, so che io chiamo il detto che debba essere le misure fisse. E devo avere un'idea che mi faccia comodo. A me fa comodo sapere in questo spigolo che distanza ho delle tre distanze. L'80-30 metri mi arriverà qua e mi fa comodo qua. Qua mi arriva anche il 60 cm 23, il 40-15 e il 27,5. Cioè, quanti intendono due finge una. Esatto. Okay. C'è da sperare di non dar giri al bordo. C'è da sperare di non dar giri al bordo. Ma al massimo da parlare di ti ricordi lo rimetta a posto. Ma quel motore lo posso girare quanto scavo volevo. Permesso che non ho capito i cambi di regolamento che hanno fatto di recente, quello sulle visuali specificate. Sull'olimpico, quello di Apro, il compound posso parametrare anche in verticale, non solo in orizzontale, sulla curva. Sì, potresti anche farlo, però io siccome non me ne possono mettere a 45 gradi, so già benissimo più o meno qual tempo che ho già fatto le mie prove, e se sono specchiati poco, perché non lo possono fare tanto, quel poco so già che bersaglio è lontano, e quindi devo aggiungere normalmente secondo. Era già così una volta, poi non lo so che ho. Adesso non tolgo, ci parli spicchiato. Ah, è anche giusto, perché scusami, se c'è una ranking, se andresti a fare una ranking di un ISO, perché c'è la legge che non te ne e vai a fare le gare di un ISO dove il giallo è un ovale. Andresti a praticare dove le targhe hanno un ovale. Io vado a fare le gare dove il giallo è un cerchio e pretendo che in tutte le gare il giallo sia un cerchio. Lo pretendo. Perché in quella gara dove in quale sono specchiati, il giallo non è un cerchio, è un ovale.
il parlatore c'è tutto. Poi vi devo ricordare quanti chili ho dato, ma perché lo vediamo dopo, io potrei anche farlo di qua in là, e, però in questo caso ho molti meno riferimenti e devo modificare la mia attrezzatura. Se voi fate attenzione ai bottoni degli archi nudi, hanno tutti l'attrezzatura modificata, ma io non lo voglio fare, ok? Io preferisco torniscono delle parti del bottone, sono tornite, e così quelli più furbi nella tornitura mettono un O-ring e ovviamente lo torniscono perfettamente, in modo tale, facendo una tornitura qua, questo pezzo è esattamente per il loro lungo l'80-40 metri o il 60-30 metri perfettamente, e questo facilita tantissimo la parametrazione, però ho modificato la temperatura. Mi hanno detto una cosa che ti spiego nei 12 secondi in cui è stata spiegata, pare che ci sia un nuovo metodo per riuscire attraverso questa parametrazione a prescindere dall'avversario una volta riconosciuto di moltiplicare la copertura del bottone per un certo numero di rifornimenti. Sì, ma questo è il teorema di Talete. Il problema è la distanza occhio-bottone, che deve essere precisa per poter fare non avere il computer, un foglio Excel sempre a disposizione. L'Olimpico lo può fare alla perfezione, solo l'Olimpico, non è quel problema. L'Olimpico sì, una volta, se vi ricordate, e ti ricordi di sicuro, I mirini dell'Olimpico erano lunghi così, non sto scherzando, lunghi così, in cui la piotra scorreva, perché scorreva? Per averla esattamente 80 cm dall'occhio, o comunque questa distanza doveva essere multipla della piotra che era quadrata, quindi la piotra era 9 mm, io mettevo a 90 cm e leggevo direttamente con la diotra, leggevo direttamente la distanza sulla risposta. Io così. Vi abbiamo lasciato comunque. Vabbè, adesso col mirino Shibuya faccio ancora meglio. Comunque questo sistema di Talete, siccome la Vordarcere l'ha reso pubblico, ce l'avete nei PDF del corso, che vi spiega bene come fare, ma è per gli olimpici. Capite benissimo che per quanto riguarda l'arco nudo è o per combinazione riuscite ad ottenere una perfetta distanza occhio-bottone e pezzettino modificato, però anche lì avete dovuto modificare la vostra impostazione e sportivamente siete fuori. E certamente io non voglio, perché non lo faccio, e non posso certo raccontarvi delle cose che vanno contro le regole. E così via per gli 80 cm, a me viene comodo la filettatura, quando comincia a diventare difficile andare a capire dove sono. Vedete bene che fra il 45 e il 40 c'è proprio un filetto, poco più di un filetto, e a me viene comoda la filettatura, anche perché adesso vi faccio vedere gli occhiali, mi sono fatto fare degli occhiali che metto perfettamente a fuoco a distanza di 35 cm e quindi vedo molto bene la filettatura. Ve le faccio vedere subito gli occhiali, perché con gli occhiali multifocali non vedi niente. Ok? Allora, cosa ho pensato? Bene, io ho fatto fare degli occhiali con delle piccole lunette, quindi vedo bene laterale, però le lunette non sono quelle da lettura lunghe, sono solo un quarto della lente, in modo tale che io vedo bene il bottone là, lo vedo perfettamente nitido, ma vedo anche il bersaglio, perché mi corregge anche... Non l'ho inventato io, sfrugugliando del tiro a secchio fanno già così. Ah, ormai non c'è più niente da inventare. E così via il bersaglio a 30 metri.
si potrebbe fare così, ovviamente. Potete anche posizionare la proiezione del bersaglio sul bottone dalla parte destra e controllare dove finisce la parte sinistra. Condizione essenziale per chi è abituato a variare in continuazione la mola del volume stesso e non si ricorda dove riportarla per parametrare. Questa manovra però è sconsigliata perché varierà inevitabilmente la messa a punto, se non vi ricordate. Ecco, ad esempio, qua c'è un olimpico, vedete, ha scritto il suo bel nome, Mike. Questa è una foto di guardate tratta da un campione del mondo. Non Mike riesce a leggere. No, non riesce a leggere. Lo fa, c'ha altre, è un arco olimpico, quindi ha altri sistemi. Però questo è passato contro il materiale. Oh. Non c'è anche il bottone quello tricolore? Poi quello tricolore. Io passa tutto. Ormai passa tutto. Però le torniture, cioè, c'è gente, non faccio nomi ovviamente, ma è venuta a rompere le palle a me perché c'aveva una reghina quando il suo bottone c'ha tre torniture, fatta col tornio. Cioè, vieni a dirmi che c'è la reghina e poi te hai fatto, ma queste sono fatte bene, va bene. Un'altra cosa da ricordare, molto semplice, molto utile, spesso dimenticata: se un arciere tira dal picchetto blu è sempre utile osservare dove è il picchetto rosso. Se un arciere ricorda o si è scritto qual è la distanza massima di differenti bersagli, ricordate che in gara l'arco nudo non può portare niente, nessun promemoria, neanche quello degli string, niente, zero. L'unica cosa che si può portare, come tutti d'altronde, è i regolamenti di tiro o parte dei regolamenti. Quindi, ad esempio, dove viene posizionato il picchetto rosso può farsi la sua tabellina e può consultarla in qualsiasi momento, anche sul picchetto di tiro. Quindi, se sa qual è la distanza massima dei differenti bersagli, può in alcuni casi, se in dubbio, utilizzare questa informazione. Facciamo un esempio. Un bersaglio da 80 cm a prima vista, piuttosto lontano, con la parametrazione restano dei dubbi se è più vicino a 40 o a 45 metri. Però guardando il picchetto rosso, cavolo, il picchetto rosso è sicuramente più di 15 metri. Siccome io mi ricordo che al massimo il picchetto rosso può essere a 55 metri, quindi qua sono 20 metri da qui al picchetto rosso e quindi sarà più vicino a 40. C'è 45. Avete capito? Sì, sì. Quindi 55 meno 15 uguale 40 metri. Occorre infine sempre osservare come hanno tirato le pattuglie precedenti. I buchi delle frecce precedenti non sono sempre ben visibili, specialmente sul nero, ma riuscire ad osservare, ad esempio, che chi ha tirato prima ha colpito spesso molto in alto può essere un indizio che il bersaglio è stato giudicato da molti più lontano di quanto effettivamente può essere. Uno dei motivi potrebbe essere sempre nell'esempio perché ha l'ombra, il fondo, eccetera, eccetera. Questo sempre meno, però, pensandoci bene, sempre un po' meno perché ormai se non, i tiratori di campagna sono sempre di meno, sempre più scarsi, e quindi quando guardate un bersaglio vedete un grande quadrato terrificante di cui non capite assolutamente niente. Se sono vicini sono tutte nel centro, se sono distante sono sparpagliate. Quindi questa cosa sempre meno valore. In conclusione, occorre avere un promemoria da studiare e memorizzare. Ricordate che è vietato da portare in gara. È assurdo, oltre che estremamente poco sportivo, estrarre i bigliettini con il cappello anche tanto proprio. Saluta. Sotto i tanti delle scarpe. Ecco il mio parametro. Quello che mi sono fatto, ovviamente poi memorizzo. Poi si memorizza abbastanza facilmente. Io adesso quelle cose lì sono solo per farvi vedere che sono gli stessi parametri, no? 10, 20, 40, 30 e poi c'ho 27, 35, 18, 9, 7, 5, 15, 30, 22,
19, 13, 6, 5, 10, 15. Ok? Quindi praticamente con 1, 2, 3, 4, 5, 6 parametri faccio tutto. Io vi devo solo ricordare queste 1, 2, 3, 4 posizioni, 5 e 6. Con queste 6 cose che ho memorizzato io faccio tutto. Poi mi ricordo più o meno più vicino di qua, più vicino di là, provo 2 o 3 volte e la distanza la scopro. E dicono che di teranga parametrano anche il conosciuto. Secondo te? Utile, utile per la tua esperienza? Assolutamente. Anche se mi è capitato, a me 6 mandi, ero in piazzola con lui, assieme ad altri 2, proprio agli arcieri delle Alpi. Arriviamo in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, e c'è una distanza sconosciuta. Parametriamo, eravamo insieme, lui dietro di me, quello del mancino, quindi non vedevo. Parametro, e l'idea è lunga. Cacca, lunga. Poi sai, 45 metri è difficile da capire, no? Comunque era sicuramente molto più di 40, era 45. Tiriamo tutte e due contemporaneamente, pam, 2 basso. Tirata 45, come 2 basso? E anche lui 2 basso. Non hai fatto la T? Ma no, era discesa, ma poca roba. Non avete visto il cartellino? Porca. No, no, no. Sconosciuta, guarda, mi ha sconosciuta. 2 basso. Che cazzo. Allora, ti tiro di nuovo, guarda. Ma più, con più, sempre a 45. Riga 3, ma poi era 2. 2, 2. Però era riga 3. Bello deciso. Ci guardiamo. Quanta cazzo è? E gli dico, io ho tirato a 45. A chi? Riparamo 45, impossibile, 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 di nuovo 3, tutte e due, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 7, vabbè, andiamo a raccogliere le frecce, raccogliamo le frecce, segniamo i punti, poi arrivavano le donne, ferma, ferma un momento, ci... Erba, prato, pietra. No, no, aspetta, tira una minuzzo, X. Tira un'altra, 5. Poi hanno sparpagliato. Gli chiediamo, abbiamo aspettato, quanto l'avete tirata? 40. Come 40? No, come 40? 40, 42 l'hanno tirata. E tu sei andato basso con 40. Aspetta, aspetta, non è finita. Continuiamo, incontriamo Corrado, che è quello che ha messo le distanze, e mi facciamo, ma la 13 a quant'era? Perché abbiamo fatto tutti i bassi, tutti i 2 bassi, e lui fa, minchia, ragazzi, che cazzo l'ho sballata questa, perché Giorgio mi ha detto metterla in un metro in meno della massima, e io l'ho messa a 49. Queste sono donne. Tu sei cattivo però, No, è la parabola, la trincia. 49. Hai voglia fare 2 parti? 49. Mi ha detto, Giorgio mi ha detto, mettila un metro meno della mano, e ho messa 49. Perfetto. Sì, infatti. E lui tira pure il corno da fare. Tra l'altro. Vabbè. Ok, quindi vedete com'è semplice alla fine. Alla fine. Anche per l'arco nudo, un po' di pratica, un po' di abilità, ovviamente acquisita col tempo, non c'è bisogno di avere tanta... In ultimo, dobbiamo scandalizzarci se gli arcieri usano la parametrazione per l'attiva e la distanza.
si effettuava in modo non esplicito durante la normale sequenza del tiro da considerarsi un'abilità acquisita con l'allenamento alla pratica, al pari della tecnica di tiro. Grazie. Allora, facciamo velocemente ancora una cosa e poi basta, poi ci salutiamo. Facciamo, no, poi dovremo fare l'esame. Infatti, proprio perché c'è da fare l'esame, facciamo velocemente ancora una cosa. E sì, e poi dobbiamo fare la fotografia. Tutti insieme. Allora, veloce questa, però ci tengo anche a questa, però non c'è tanto da. Tanto il resto ve lo leggete. Chi è quello pelato? Sarmaniere. No, 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 no. Quello è il mio arco però, Anche la valutazione della distanza delle sagome tridimensionali è la maggior preoccupazione degli arcieri alle prime armi e anche di alto livello. In realtà, come per le gare ante le file, non è così difficile valutare la distanza conosciuta a cui è posizionata la sagoma. Innanzitutto dobbiamo dire che se anche non è impossibile parametrare, la valutazione della stima della distanza sconosciuta si fa con più facilità d'occhio che con la sovrapposizione della parte dell'attrezzatura di tiro sul bersaglio durante la propria normale sequenza. Dopodiché bisogna ricordarsi del range di distanza a cui quel bersaglio può essere messo. Con le ultime variazioni di regolamento non esistono più gruppi di distanze precostituite, ma si possono variare distanze a piacimento. Però, tenendo conto che il regolamento prevede una proporzionalità tra grandezza del bersaglio e distanza dal picchetto di tiro. L'articolo 9.1.1.4 parla chiaro e dice testualmente: i bersagli dovranno essere disposti tenendo in considerazione che sono previste solo distanze sconosciute, in un ordine che consenta la massima varietà e il miglior sfruttamento delle caratteristiche del terreno, con un'adeguata proporzione distanza-dimensione del bersaglio. Quindi io posso trovare coniglie a 30 metri, ma tutte le sagome devono essere a 30 metri. Se no, no. Ok? Per quanto riguarda l'arco lombò, l'arco istintivo e l'arco nudo, che tiro dal picchetto blu, e se è vero che i gruppi di grandezza del sagome del 3D sono 4, strutturati in base alla grandezza dello spot, infatti tutti i costruttori e fabbricanti di sagome tridimensionali di animali destinati alle gare 3D di tutte le federazioni sono assimilati a 4 gruppi distinti. Quindi tutti i produttori producono le sagome in base a 4 gruppi. E vediamo poi questi 4 gruppi. I gruppi 4 vengono posizionati normalmente non più di 12 metri, le sagome di gruppo 3 normalmente non più di 22 metri, le sagome di gruppo 2 normalmente non più di 27 metri, mentre il gruppo 1 ovviamente non si può superare i 30 metri. L'arco compound lo leggete. Ecco come vengono stabiliti i gruppi, da questa distanza dello spot che vale 8 punti. La distanza in verticale e tutti i costruttori di sagome, nessuno escluso, la Fitaco è quella che compra meno sagome in assoluto, quindi nessun costruttore costruisce per la Fitaco, nessuno, tutti costruiscono per altri e le costruiscono così: il gruppo 1 questa dimensione è oltre i 250 mm. Nel gruppo 2 questa dimensione è da 200 a 250 e così via. Ok? Tutti i costruttori adottano questo sistema. La zona di punteggio di 8 punti in verticale. Qua c'è un esempio di gruppi di sagome. Che comunque prima di fare le gare 3D vi invito comunque a
controllare. Quelle più usate in Italia sono le SRT, quindi possiamo tranquillamente controllarle. Ferruccio, nelle gare 3D non si possono controllare? Niente, oramai hanno uniformato il regolamento 3D al regolamento campagna, quindi ad esempio nel tiro di campagna non esiste più il picchetto di stop. Non esiste più il picchetto di stop. Quindi io posso fermarmi a un metro dal picchetto? Non so che puoi fermare un metro dal picchetto, ma eventualmente è concesso andare a dire le frecce al tuo avversario se ti chiama e se ti vuoi farlo vicino a lui, a fianco. Ma sembra una situazione. Sembra una situazione. Come se sarebbe un'altra persona, devi aspettare un numero. Ho sempre assoluto il biblioteco che durante gli scontri diretti nel periodo di campagna non poteva essere dietro la teta. No, non può andare. Però mi è già capitato di vederlo. A squadre, solo a squadre. Il tecnico fa parte della squadra. È stato stabilito che il tecnico fa parte della squadra. I campionati regionali mi è capitato di vederlo anche su un allenatore. Hanno sbagliato. Nell'individuale no. Nella squadra sì, è stato stabilito che il tecnico fa parte della squadra, può confabulare il tecnico con la squadra. Alla finale sì. Alla finale sì. La squadra? Il tecnico, anche l'individuale. No, il tecnico deve stare nel suo gabbiotto. E nell'individuale invece mi è capitato di... Lo vedi nei campionati, se vai su YouTube vedi i campioni del mondo, gli ultimi anni di Anton. Vedi che il tecnico ha un quadratino per terra dove deve stare lì per Mosca, esattamente come nel tavolo. Però invece a squadre può seguirli, rimanere al picchetto rosso, non può andare al picchetto blu, ma rimanere al picchetto rosso, confabulare sulla distanza, quindi dire, perché una volta diciamo no, il tecnico non può parlare. Ma poi hanno stabilito, sì, il tecnico fa parte della squadra, può parlare e confabulare. Ma quei binocoli che normalmente ci sono anche... No, si possono utilizzare, il binocolo viene controllato. Ah, viene controllato. Sì, viene controllato perché ci siano le tacche tipo roba marina o cose, dei sommergibili, di telescopio. Sì. E ovviamente non si può usare il telescopio. Ma tanto c'è chi lo usa di nascosto, ma tanto andiamo a fare, è sicuro che c'è. Sono molti sistemi di valutazione della distanza. Sai che siamo in ritardo. Sono tre, procedere di 5 metri in 5 metri, poi valuta la distanza. Da usare sempre associato al metodo 1, valutare la metà e poi raddoppiare. Però raddoppiate anche l'errore, occhio. Colpo d'occhio sulla grandezza della sagoma. Con l'esperienza ci accorgiamo della grandezza della sagoma 3D e il nostro cervello inconsciamente ne valuta la distanza. Un po' come una figura umana. La figura umana è molto facile da valutare che distanza è, perché in continuazione le vediamo. Con l'andare del tempo, anche questa una sulle distanze fino a 20 metri, fate veramente in fretta a fare una valutazione. E dopo, dai 20 ai 30, quei 10 metri lì sono pazzeschi. Si sbaglia, ahimè. Ecco Bellotti che è sul picchetto, cosa sta facendo lì così? Sta valutando, ha visto i 5, ha visto i 10, ha visto i 15, ha visto i 20 e adesso sta cercando di capire quanto ancora manca per arrivare alla sagoma. Semplicemente. Ecco perché vi ho detto in società mettete questi picchetti 5, 10, 15, proprio per allenarvi a fare questo genere di valutazione. Se c'è difficoltoso stabilire una correlazione lineare della distanza tra il pacchetto di tiro alla sagoma a causa di un avvallamento o di un tronco, perché poi ovviamente il tracciatore cerca di distrarvi, è semplice, basta stabilire una linea con una parte del campo più aperta massimile come distanza. Se io devo parametrare, devo valutare tra la distanza, ma c'è tutto un avvallamento, un tronco davanti che mi impedisce la visuale,
cerco di guardare una zona simile e valutare questa zona in modo tale da rapportarlo. Ecco ad esempio quello che ci sta facendo Bellotti. Si è fermato un po' prima, ricordiamoci che non dobbiamo toccare il picchietto di spiro, ma il regolamento dice nelle immediate vicinanze. Cosa sono queste immediate vicinanze? Hanno detto all'incirca un metro. Ok? E quindi sta valutando, ad esempio, deve tirare là, vedete che c'è questa salita, e allora guardo da un'altra parte per avere quest'arco e cercare di capire se mi è più facile. Comunque questi sono i tiri, sono tiri belli, ma sempre difficili. Non sono tiri in salita, sono tiri, molti tiri a 20 metri, sono divertenti, ha un senso. Possiamo stare a più di un metro al picchetto, in questo modo possiamo più facilmente individuare la metà e poi stimarla con più facilità, quindi raddoppiarla. Ok? Se stiamo un po' laterali possiamo vedere bene la metà. Come allenarci alla valutazione? Innanzitutto ci si allena solo a distanze conosciute. L'allenamento si fa solo a distanze conosciute, non si fa a distanze sconosciute. Ha poco senso allenarsi a distanze sconosciute per stabilire la bontà della valutazione dal timbre che si ha dal tiro e dal suo relativo punteggio. Quando vi allenate sul giro del campo 3D, prima di tirare misurate sempre la distanza col telemetro e poi tirate le vostre frecce. In questo modo ottenete due risultati importanti. Se colpite il centro, la vostra tecnica di tiro è adeguata e allenata a dovere. In caso contrario c'è qualcosa da rivedere. Fissate nella mente e date informazioni al vostro cervello sull'esatta distanza e relativa visione della sagoma da colpire, con tutti i riferimenti sul terreno che potrebbero sviare la giusta stima della distanza tra sagoma e picchetto di tiro. Se invece lo fate senza stimare la distanza, se sbagliate, avete sbagliato il tiro o la valutazione? Se fate centro, avete sbagliato il tiro o la valutazione? E soprattutto il vostro cervello non ha acquisito nessuna informazione. E se volete fare il giro del campo senza stimare prima la distanza, grazie. Grazie. Solo dopo aver saputo la distanza certa di aver effettuato il tiro dovete mettere in atto le strategie di valutazione che abbiamo visto sopra. Il metodo dei 5 metri e il metodo del ribaltamento. In questo modo allenerete il vostro cervello con dati certi. La verifica del buon allenamento fatto lo potete fare tranquillamente solo in gara, dove potete mettere in atto tutte le strategie affinate in allenamento e dove ovviamente le distanze sono completamente sconosciute. Ok? Io mi alleno così, in campo, al campo di tiro, posizionato le sagome 3D a 7,5, 10, 12, 10, non è vero, non ce l'ho le sagome al campo, però ho piazzato i picchetti al pallone e tiro ogni 2 metri e mezzo. Non mi sono mai allenato in vita mia sulle sagome, eppure ho vinto tutto. Ci sarà un motivo. In conclusione, lasciate perdere ogni tentativo di parametrazione sulle sale. Non serve e non sarà mai efficace, anche perché le cambiano in continuazione. E gli stessi produttori, la stessa sagoma la fanno un po' più grande di quello che e non ve lo dico. Quindi sono sulle sagome. Sì, adesso ne parliamo. Sono chimere anche le dicerie sul vedere le righe dello spot solo fino a 25 metri. Solo allenare il vostro istinto per lavorare i risultati. Non dimenticate mai che l'istinto ha bisogno di certezze. Si possono fare anche gap shooting, anzi io l'ho fatto. Io per un po' di tempo, quando non c'erano 11, avevo solo 3 string e tiravo sempre sotto la pancia. E facevo sempre spot. Non ho mai fatto i zeri. Però, ahimè, da quando c'è l'11, è quello che sa prendere. È quello Cuba. E bisogna fare 10 e 11, 10 e 11, 21, 22, 21, 22, 22, 20, 21, 20, 20, 21, 20. Se no, vinci. E quindi bisogna valutare bene e tirare bene.
e non si può fare gli asciutti, bisogna valutare bene, imparare a valutare bene e mettere a dentro. E fare in modo di avere una freccia veloce, fare in modo di smorzare il forte errore delle persone. Il discorso che facevi ieri di partire sul bersaglio di partenza, che poi quando scendevi per ritrovare quella punta, sulle sarde? Sulle sarde sbinocolo, guardo dove è l'11, vado giù, guardo dove è l'11, vado giù e mi fisso il punto da colpire. Me lo ricordo e lo uso come se fosse il giallo. Sono là, quello lì devo colpire. Opa, guardo sempre quel punto da colpire e pum! E punta, tante volte la freccia va esattamente quel punto. La punta è sempre sulla destra come il giallo? Sì. Ah, già, guardo le altre. Funziona, eh? Tocca anche questo. A me. C'è un trucco, mamma tu. Me lo chiedo, che trucco hai? Buon, abbiamo finito. Salute. Ma facciamo. Facciamo una foto adesso, grazie. Ciao.